Buongiorno Vincenzo Longo dalla sala operativa di G. Borse europee in deciso rialzo in apertura di settimana, in scia al rimbalzo dei prezzi del greggio e buoni dati macro. Il petrolio sta tentando un recupero dopo aver chiuso la quinta settimana di fila in calo la scorsa ottava, cosa che non accadeva da agosto 2015. A fare da traino alle borse sono anche le buone indicazioni arrivate dall'indice IFO sulla fiducia delle imprese tedesche, che a giugno ha raggiunto un nuovo record storico. Questi dati mostrano una continua accelerazione dell'attività economica nella zona euro nel suo complesso, elemento questo già in parte però riflesso nelle quotazioni azionarie. L'ottimismo degli operatori deve fare i conti questa settimana con le stime flash sull'inflazione della zona euro. Un'ulteriore decelerazione a giugno potrebbe far insorgere dubbi in capo alla BCE e tra gli investitori su un possibile rialzo dei tassi a inizio 2018. Altro tema centrale sarà il voto della riforma dell'Obamacare al Senato, dove i numeri repubblicani sono veramente ridotti. Tornando in Europa, il FTSE MIB rimane il migliore indice del vecchio continente grazie alle notizie arrivate sul fronte delle banche venete durante il weekend. In proposito, crediamo che i mercati approvino la natura risolutiva dell'operazione messa su dal governo e da Intesa San Paolo, anche se rimangono ancora forti dubbi sulle modalità con cui si è arrivata a una simile decisione. L'operazione crea dei precedenti preoccupanti e sottolinea come il bail-in di fatto venga sempre evitato a favore invece del burden sharing. Il problema grosso rimane l'impatto sui depositanti, che non possono essere penalizzati, almeno quelli con depositi oltre 100.000 euro, senza essere remunerati per questo rischio, come avviene invece per gli azionisti e gli obbligazionisti di vario genere. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata e buon trading.